è l'ultimo ospite, è difficile perché dopo, insomma, dopo tutta questa emozione, questa commozione, queste notizie bellissime, non è facile parlare, però lei ha l'onere e l'onore di concludere. Guardo Stefano Aversa, che è il presidente della Fondazione Andrea Bocelli, e lo invito intanto a salire sul palco. Dicevo, lei ha l'onere e l'onore di chiudere questa mattinata straordinaria, quindi prego, le lascio la parola. Grazie a tutti, ho l'onere anche perché sono tra voi e il pranzo, quindi sarò molto, molto breve e conciso. Ringrazio il sindaco, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a rappresentare indegnamente la fondazione. La fondazione ha una missione, la fondazione Andrea Bocelli, che è Empowering People and Communities, quindi dare a tutte le persone, alle comunità, la possibilità di sviluppare il loro talento, le loro potenzialità. Questo è in linea con alcuni degli obiettivi sia dell'SDG, delle United Nations, ma anche di questo Expo e fa parte dei nostri valori. Cosa abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni? Noi non festeggiamo come Gucci e Bizzarri 100, ma festeggiamo i 10 anni dalla fondazione quest'anno. Abbiamo raccolto circa 40 milioni di euro che abbiamo investito in 10 scuole, 6 in Haiti e 4 in Italia, nella zona del terremoto del centro Italia. Stiamo costruendo adesso la decima. Abbiamo ogni anno educazione di qualità a circa 4.000 studenti. Abbiamo delle autobotti che danno acqua potabile, pulita, negli slum di Haiti. Diamo assistenza medica e sociale sia lì che nelle zone appunto del terremoto. Due parole solo di riflessione sul perché ABF è qui, non solo perché ha la sede a Firenze da un anno. Ringrazio di nuovo il sindaco, siamo nel Palazzo di San Firenze, che abbiamo restaurato, è una bellissima sede, guardiamo Palazzo Vecchio che è fonte di ispirazione e sarà un palazzo che già ospita la fondazione di Zeffirelli, ma che intendiamo animare. Ci sarà il cosiddetto ABF Lab in cui giovani anche del Middle East potranno venire e partecipare a workshop sempre in linea con i nostri valori. Due motivi per quanto riguarda Firenze. Uno è il bello salverà il mondo, disse il principe Mishkin di Dostoevskij, è una frase usata, anche abusata. Per noi l'arte e il bello sono due cose inscindibili, l'una supporta l'altra. E quindi vogliamo portare il bello anche l'ultima realizzazione che abbiamo fatto, la ricostruzione della scuola di Camerino, per chi vuole andarla a vedere sul nostro sito, ha appena vinto un mese fa l'International Architectural Award, che è uno dei premi più prestigiosi, forse il premio più prestigioso di architettura. Non ambivamo a tanto, ma è un bellissimo cubo aereo che è stato costruito, che è una scuola funzionante, un auditorium di primissima qualità, piccolo ma al piano di sotto. Quindi non solo l'utile, ma anche il bello, e le due cose, come dicevi tu, Agnese, il bene e il bello sono collegati, e noi abbiamo deciso di stare dalla parte sia del bello che del bene. La seconda cosa è il fare. Parliamo del fare, noi crediamo molto al fare come opposto al dire. Bisogna anche dire per convincere a fare, ma il fare è quello che poi invece rimane e fa la differenza. E quindi con la costruzione di queste scuole in Italia, volevo solo darvi un numero, le abbiamo costruite tutte in 150 giorni. Quindi chi dice che in Italia non si possono fare le cose veloci, qui prendiamo ispirazione da Dubai, che è cresciuta in maniera esponenziale. Ho aperto qua l'ufficio dell'azienda quasi 20 anni fa, quindi l'ho anche vista crescere. Ma anche in Italia si può costruire una scuola da zero, una scuola bella che vince degli award in 150 giorni. Quindi un impegno anche per poterlo fare a Firenze e in Italia, e per gli investitori che ascoltano, che sono qui, anche del Middle East, una forma di incoraggiamento.
Per quanto riguarda invece i valori nostri, anche quelli che sono qui, il valore della collaborazione, non riteniamo che da soli si possa fare molto, ma insieme si possa fare di più. Il valore della riduzione delle disuguaglianze, e quindi non solo di genere, ma soprattutto sociali e con possibili handicap di salute o fisici, e finalmente l'innovazione. Abbiamo un progetto dell'ultimo che cito, che si chiama Challenge, che vuole dare ai non vedenti la possibilità di camminare senza ausili, quindi senza un bastone, un cane, una persona che lo possa accompagnare. È un sogno di Andrea Bocelli. Abbiamo macchine autonome, questa è una fiera dell'innovazione, che possono viaggiare a 100 km orari in maniera autonoma. Non abbiamo la possibilità di avere una singola persona non vedente che possa camminare senza ausili. Quindi prima abbiamo lavorato con l'MIT di Boston, adesso stiamo lavorando con l'Università di Pisa, l'Istituto Sant'Anna, e stiamo costruendo dei device estremamente sofisticati e avanzati per questo. Vi lascerei con un saluto di Andrea, molto veloce, ma prima di questo, siccome in America io ho vissuto più di 35 anni fuori da Firenze, dopo i primi miei 25 in cui sono cresciuto e mi sono formato, si impara che bisogna mettere, come si dicono gli americani, you have to put your money where your mouth is, mettere i soldi dove c'è la vostra bocca. Mi impegno a livello personale a mettere altri 100.000 dollari È una cultura del rendere che si impara un pochino più all'estero, no? È una mattinata straordinaria. No, lo devo a Firenze che mi ha dato tanto, lo devo a Zubin Mehta, un amico, una persona straordinaria, e lo devo a tutti voi e spero che sia un esempio. Magari prima della fine della giornata riusciamo a avvicinarci ancora all'obiettivo. Grazie ancora, vi lascio con Andrea Bocelli. È stato un onore, oltre che una straordinaria esperienza, partecipare alla cerimonia d'apertura di Expo e so che oggi si dà il benvenuto al comitato, alla delegazione della città di Firenze, guidata dall'amico e sindaco Nardella. Mi unisco quindi ai saluti di benvenuto e sono felice che oggi venga accolta questa città che io amo da sempre per le ragioni che tutti sanno, per la storia che ha, per la bellezza che offre ai visitatori e che ho per queste ragioni scelto anche come sede della fondazione che porta il mio nome. Quindi un saluto e a presto.